mi pare che sia abbastanza evidente per questioni che non riguardano la politica, ma riguardano la struttura amministrativa dello Stato. Cioè, io me ne rendo conto, se lei dovesse vedere le difficoltà che da quando io non sono sovrintendente i miei collaboratori hanno avuto per fare 3 mostre a Palazzo Grimani, si renderebbe conto che lo Stato in Italia è stato costruito per impedire che le persone possano avere una capacità di impresa, è tutta una macchina di follia, insomma, chiunque viene criminalizzato occorre fare 1000 moduli, carte, domande, per cui c'è una mancanza di c'è uno Stato nemico del cittadino. In sostanza, cioè lo prova la pressione fiscale, cioè siccome il cittadino è tendenzialmente incline ad evadere, cioè i cittadini sono al 90% disponibili a evadere le tasse senza pensare che questo sia un crimine, allora in questa logica lo Stato ha una pressione fiscale doppia di quello che sarebbe necessario, perché sa già che almeno la metà di quello che chiede non corrisponde a quello che viene denunciato. Sì, vuol dire, se il tentativo di sfuggire, allora io alzo l'aliquota perché so che tanto quello che denuncia la metà di quello che guadagna. Quindi è una rete, è una specie di lotta fra furbi, di braccio di ferro, in cui lo Stato cerca di inseguire il cittadino che, sapendo di patire una violenza e una ingiustizia fiscale, cerca di evadere. Io mi ricordo quando ero in Parlamento come mi colpì rispetto al mio la mia denuncia dei redditi, che Benetton denunciasse 600 milioni all'anno, io denunciavo più del triplo. Allora, come medico, io che sono Sgarbi, che guadagno delle cose così con la televisione, con i libri, denuncio 1.800.000, sì, miliardi e 8, sì, e Benetton denuncia 600 milioni, sì, e mi incappai come una belga. Certo. Evidentemente nella produzione dei redditi una persona riesce a togliere questo, quest'altro, e alla fine lo Stato, sapendolo, gli fa una tassazione tale da tentare di recuperare quello che lui... Ora, in questo conflitto continuo fra Stato e cittadino è molto difficile immaginare che l'impresa prosperi. Però la questione è una questione di struttura amministrativa dello Stato che prevale sulla politica. Certo. Sì. Senta, adesso io le leggo un passaggio di un articolo dell'Unità di oggi, le leggo un patata, glieli leggo io perché faccio il mio lavoro per lei, io sono il suo portavoce radiofonico, quindi faccio una mini rassegna stampa. Allora, il ministro per i beni culturali Galan dice di apprezzare la mostra dell'ente, quella di Bice e Kuriger con i Tintoretto, i piccioni impagliati di Cattelan, ma non visita il padiglione Italia di Sgarbi, cioè l'avvenimento del ministero stesso, anzi dell'ex Bondi. Ci andrà, promette, ma i simboli e i gesti, in politica come nelle arti, hanno un peso e Galan lo sa. Questo è un piccolo stralcio da un articolo dell'Unità. Che dice lei di questo atteggiamento del Galan? Beh, l'ho visto l'altra sera Galan, tra l'altro, l'ho anche salutato. Intanto dico che l'inaugurazione è il 4. Ehi. Ah, non più il 22, allora questa è una notizia. No, no, il 4, parlo di Roma, parlo di... Venezia, sì. Le giornate sono giornate di passeggiate dei giornalisti, sì, tra i quali può insinuarsi anche Galan. Sì. Può anche il quale può anche fare una preview, può andare in visita. E siccome io non ho nessun desiderio di vederlo, certo, può darsi pure che lui stabilisca la contraddizione fra un padiglione del Ministero e se stesso, ritenendo che il padiglione del Ministero sia stato incardinato sul mio nome dal precedente ministro. Sì. Trattandosi di due ministri di centrodestra del governo Berlusconi, ed essendo io, benché autonomo, indicato come figura di area, evidentemente la sua assenza è come dire una prova della mia autonomia. Certo. Quindi non posso che essere lusingato, cioè, no. Se non viene mi fa un piacere, cioè, io sono un commissario governativo che il governo non riconosce o non legittima, perché evidentemente si fa i cazzi suoi. Certo.
trova la sua indipendenza, per cui siccome l'unità non è fatta da persone intelligenti, mm-hmm. ma è fatta da poverini che cercano sempre comunque, dovrebbero apprezzare il fatto che io non sia organico al potere, cioè io ho fatto una cosa contro la mafia e contro il potere, che riconoscono le persone normali, l'unità invece si pone il problema formale del ministro che non viene da me, vuol dire che il ministro vuole disconoscermi e io sono felice di essere disconosciuto, vuol dire che sono autonomo, quindi non capisco perché una cosa come, non è che i simboli sono importanti, se il ministro venisse lì sarebbe come per dirmi paternalisticamente, caro Vittorio hai fatto quello che volevamo, siccome lui sa che non posso aver fatto quello che voleva, né lui, che non considero nulla, né Galan, né Bondi, ma quello che io ritenevo giusto, certo. La sua assenza è per me un premio, per cui se mi risparmia di venire anche il 4 io sono felice lo stesso, e se viene il 4 verrà come un altro, quando finalmente si inaugura, però l'inaugurazione essendo il 4 i simboli hanno valore, in quanto forse lui poteva dire se io vado, vado prima di tutto a casa mia, che è il padiglione Italia, e però nel padiglione Italia le posso dire non è venuto per il momento neanche il commissario, perché il padiglione Italia ha un curatore indicato dal ministro che sono io, e poi ha un commissario che è il direttore generale, tale Recchia, che è la responsabile del ministero. Essa risponde direttamente a Galan, il quale attraverso di lei esercita la sua presenza e autorità formale rispetto a una sede che è del ministero. Se però l'una e l'altro non vengono, l'una non viene perché, poveretta, non pensa in alcun modo di poter condizionare la mia volontà, l'altro perché sa che non c'è alcun rapporto fra me e lui, personale né istituzionale, vuol dire che il padiglione abbandonato a se stesso è il padiglione della città, che è quello che mi sembra perfettamente... assolutamente in linea con una logica assolutamente condivisibile, questo è il punto. Molto bene, e viva lei onorevole, ci sentiamo domani. Enrico, le suggerisco una cosa. Mi dica. Dovendo occupare il tempo della sua mattina prima di parlare con me, sì. Non legga l'unità. No. Non la legga, non legga. Le consiglio, legga Guicciardini. Va bene. Legga la Rochefoucauld. Va bene. Legga Omar Khayyam. Benissimo. Legga Becker. Sì. Legga Davide Rondoni. Ecco, ma non legga l'unità, non se la risparmi. Molto la bene. La faccia leggere da qualcuno distrattamente. Va bene, da domani io questo farò, esattamente quello che mi ha consigliato. L'abbraccio fortemente e le auguro la migliore delle giornate. A domani, grazie. L'incomodo è stato offerto da Autocentri Balduina, Auswagen e Capital.